Bene amici, siamo qua con Biagio Zurlo, nonché l'allenatore di Giacobbe Fragomeni. Benvenuto tra noi, Biagio. Buonasera. Allora, come hai visto Giacobbe sia a gennaio che stasera per la Kick and Punch 7, per il match di oggi? Vabbè, ha fatto entrambe le preparazioni da me. A gennaio diciamo che era un Fragomeni che si riavvicinava dopo l'Isola dei Famosi, dopo il mondo patinato della televisione, si avvicinava a soffrire di nuovo al pugilato. Quindi diciamo che è stato il giusto avversario per un rientro. Questa sera sicuramente è un avversario duro che lo metterà duramente alla prova. Però lui, sono sereno perché lui è molto preparato, però devo dire che è un match difficile. E Biagio invece, come voleva già dire, cioè già detto Giacobbe, lui non si sente finito. Perché infatti lui dopo questi match vorrebbe fare un titolo importante, giusto? Ma io gli dico, Giacobbe, in base all'età che c'hai sicuramente dobbiamo fare un step by step, un passo alla volta. Vediamo come va questo match. Lui già ha alcune proposte anche all'estero, che io vediamo il match, poi sicuramente lui non scarterà, si valuteranno. Vediamo il match, poi dopo lui dice che è la sua seconda giovinezza, quindi se parli con Giacobbe dice che è ancora giovane, quindi vediamo dopo. Ma alla sua età Giacobbe è un esempio per i giovani? Assolutamente, io lo porterei, io nella vita oltre a fare il tecnico di pugilato sono un insegnante di scuola, e penso che Giacobbe sia un esempio per tanti giovani che vengono deviati nella loro quotidianità. Perfetto, allora ti ringrazio, in bocca al lupo. Grazie a tutti. Ciao, mi raccomando, un saluto forte e un abbraccio a Lorenzo Pardini.it.